Partito dalla comunità minore di Casa Segalla, Vico Boneghisio, il concorso letterario Sengora ha fatto strada, arrivando ben oltre i confini del Casalasco. Partecipano in tanti da tutta Italia. Ma cos'è Sengora? È un concorso sulla identità giovanile ed è molto importante perché quest'anno si è proprio declinato come argomento la scuola. E i ragazzi hanno affrontato questo argomento con grande fantasia. Tre sezioni in base all'età per coprire gli anni che vanno dalla terza media fino ai primi anni universitari, più una quarta sezione per dare libero sfogo alla creatività non necessariamente letteraria, legata cioè a fumetti, video o similari. Dall'idea di Paolo Segalla, come detto, era partito tutto. Abbiamo ricevuto un discreto numero di opere, un centinaio di opere, diciamo dalla terza media al triennio dell'università, quindi dai 14 ai 22 anni. Sono opere, tanti sono racconti, e i due temi, temoni, secondo me, i due grandi capitoli che si intravedono sono uno sulla scuola vissuta come spazio di amicizia, di incontro, di relazioni sociali, e un altro invece come scuola vissuta come contesto di crescita, di sviluppo, di in qualche modo realizzazione anche professionale. Spesso la scuola è vissuta come uno spazio di riscatto. Si parla di ragazzi magari che sono infelici, che subiscono dei traumi, che sono bullizzati e che poi invece grazie alla scuola ce la fanno. La premiazione in Auditorium Santa Croce è passata da un contributo economico, da una targa ricordo, coi premi offerti dal Rotary Casalmaggiore Olio Po del presidente Vanni Raineri, e anche dalla pubblicazione dei migliori racconti su un volumetto edito dalla Biblioteca Mortara. Senza dimenticare il piacere di essere letti anche da Sonia Trovato, presente all'evento, autrice di Come Pinocchio nella balena, diario di un anno di insegnamento nel carcere di Brescia. E chiaramente il riscatto è un argomento che affronto nel mio libro e che ha a che fare con la popolazione carceraria e con la condizione carceraria, e quindi sono contenta di poter intervenire oggi al riguardo. Poi sono un'insegnante, quindi mi fa sempre piacere partecipare alle iniziative che coinvolgano direttamente gli studenti e dove gli studenti possano direttamente cimentarsi in un'attività.